Il 23 giugno 2023 verrà inaugurato a Padova, nella storica sede di Palazzo Cavalli, il nuovo Museo della Natura e dell'Uomo. La museologia naturalistica esiste da almeno 3 secoli e la funzione scientifica e sociale di questi spazi espositivi è cambiata più di una volta in questo lungo arco di tempo. Ripercorriamo quindi le tappe principali di questa storia con l'aiuto di Elena Canadelli, professoressa di storia della scienza all'Università di Padova e presidente della Società Italiana di Storia della Scienza. Buongiorno professoressa, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie, per l'intervista. Grazie a lei. Beh, allora, per cominciare, se non sbaglio, gli antenati dei musei di storia naturale erano i cosiddetti gabinetti privati, del Rinascimento. In cosa consistevano e che funzione avevano? Sì, i musei di storia naturale nascono proprio durante il Rinascimento, per esempio, la collezione di Ulisse Aldrovandi a Bologna, che era una collezione privata, è tra le più note, le più importanti, che è ancora oggi, diciamo, conservata dall'Università di Bologna. È proprio durante il Rinascimento che i musei nascono, musei di storia naturale, come delle camere di raccolta della natura in uno spazio chiuso. Quindi troviamo oggetti naturali, oggetti etnografici, oggetti artificiali, cioè oggetti che vengono presi dalla natura e anche dalle altre culture umane e riordinati in uno spazio chiuso, che è lo spazio del collezionista ed è quindi un teatro della natura, un teatro del mondo. Ed è importante sottolineare il fatto che quando nascono nel corso del Rinascimento sono appunto per lo più collezioni private di medici, medici botanici, di farmacisti, e è un fenomeno che in Italia, per esempio, è molto importante, appunto già citato Aldrovandi, ma ci sono queste collezioni, questi gabinetti naturalistici anche a Verona e a Milano, poi nel corso anche tutto del Seicento. Quindi è un fenomeno del collezionismo che, diciamo, in Occidente getta le basi proprio di uno studio della natura, e del mondo in uno spazio che ricostruisce, riordina degli oggetti per la prima volta per farne appunto oggetto di studio. Ecco, allora come e quando si passa poi da queste camere private ai musei di storia naturale veri e propri? E anche le chiederei che ruolo gioca in questa trasformazione il progresso della biologia e delle scienze naturali nell'epoca moderna? E diciamo che poi durante proprio il Seicento, verso la fine del Seicento e poi durante il Settecento, queste collezioni private che hanno diverse tipologie, come ho detto prima, di collezioni, quindi non solo mondo naturale, ma anche diciamo artefatti prodotti dalla mano umana, vengono, diciamo così, donati o acquistati da istituzioni pubbliche, per esempio l'Ashmolean Museum dell'Università di Oxford, oppure un po' più avanti il British Museum, e abbiamo queste collezioni che però hanno un po' di tutto. E nel corso del Settecento, con la specializzazione proprio delle discipline, no? Dalla fine del Settecento e poi l'Ottocento, un momento molto importante, le collezioni iniziano, diciamo così, a seguire dei percorsi più specializzati, quindi il mondo naturale sta separato dal mondo etnografico oppure dal mondo tecnologico, quindi gli oggetti seguono un po' la specializzazione delle discipline, non solo scientifiche, ma in generale diventano proprio basi per lo studio e quindi proprio quindi il passaggio dal privato al pubblico, dalla fine del Seicento in poi, di collezioni che però, grosso modo, ancora durante il Settecento rimangono tutte insieme, che poi si separano. Quindi, diciamo, se dovessi dire la data, diciamo così, iniziale di un museo di storia naturale, un po' come lo intendiamo noi oggi, sicuramente dobbiamo aspettare la fine del Settecento, per esempio, con un'istituzione come è il Museo di Storia Naturale di Parigi, che si basava sul gabinetto reale, diciamo, del re, che sussisteva già insomma, dalla fine del Seicento, ma che dopo la Rivoluzione francese diventa proprio un museo pubblico dedicato all'istruzione e allo studio delle scienze naturali e quindi diventa un luogo deputato
certamente alla raccolta e alla conservazione delle collezioni naturalistiche, ma anche, questo è un punto molto importante che caratterizza ancora oggi i musei naturalistici, la ricerca naturalistica. Ed è proprio al Settecento, se non mi sbaglio, che risale anche il nucleo, diciamo, centrale della collezione di storia naturale dell'Università di Padova, giusto? Infatti, questo è appunto l'Università di Padova, un altro esempio di una collezione privata inizialmente, perché il medico Antonio Vallisneri ha la sua raccolta privata che ancora appunto all'inizio del Settecento ha al suo interno oggetti naturalistici, ma anche antichità, per esempio, anche oggetti etnografici, quindi è ancora una collezione mista che poi alla sua morte viene donata dal figlio Antonio Vallisneri Junior, siamo appunto nel 1733 circa, all'università. L'università quindi finalmente si dota di un gabinetto che non è solo naturalistico, ma anche archeologico, e anche, diciamo così, etnografico, che però appunto fa, diciamo così, serve anche per l'insegnamento e la ricerca in campo naturalistico. Sarà solo poi, diciamo, dall'inizio dell'Ottocento che, per esempio, la collezione archeologica, che oggi si può apprezzare al Museo Archeologico dell'Università, una collezione rinascimentale che Vallisneri aveva acquisito, che è la collezione di Mantova Benavides, che appunto si può ancora oggi visitare, cambia, diciamo, collocazione, e quindi proprio perché a un certo punto c'è bisogno per la ricerca e per lo studio delle scienze naturali di un luogo solo deputato a questo, ecco che piano piano gli oggetti si spostano e si ricollocano, diciamo, anche all'interno dell'università. Però appunto il caso dell'Università di Padova è uno degli esempi appunto di donazione da un privato a un pubblico e di una specializzazione, di una ramificazione che poi continua nel tempo, non so, per esempio ancora con la distinzione, con la separazione tra la mineralogia e la paleontologia, perché accompagnano le cattedre di insegnamento e quindi anche di ricerca, e quindi c'è una specializzazione che aumenta e che fa sì che le collezioni si spostino e adesso, diciamo, si ritroveranno riunificate in un percorso complessivo, tornando un po' forse in una forma rielaborata, ovviamente, è frutto anche di tutta la storia che hanno avuto, ma di nuovo in un insieme, diciamo, unitario. Quindi, se durante il Settecento e l'Ottocento i musei di storia naturale, come ha detto, avevano principalmente la funzione di supporto alle attività didattiche e di ricerca, quando arriviamo al Novecento, c'è stato un ulteriore cambiamento del ruolo e della missione dei musei di storia naturale nel secolo scorso? Sì, perché già nel corso dell'Ottocento, in realtà la divulgazione, diciamo, naturalistica, il fatto di far entrare le persone nei musei di storia naturale, anche nel Settecento, cioè cito appunto proprio il Museo di Storia Naturale di Parigi, dove, diciamo, tutto quello che il museo ha, oppure il Museo Fiorentino, della Specola, per esempio, che è un altro museo di impostazione, settecentesca, di educazione, anche alle persone, diciamo, ai non addetti ai lavori, quindi le persone in museo ci sono già, i visitatori, già il Settecento è già un secolo importante, nell'Ottocento aumentano e si pensano anche, grazie a delle nuove architetture, degli edifici con un percorso, diciamo, ad hoc, le specie più grandi, la comparazione, cioè si testano delle tecniche per comunicare le scienze naturali a un pubblico di non addetti ai lavori. Il Novecento è molto interessante perché questa parte diciamo, divulgazione delle scienze naturali, esposizione della natura al pubblico diventa molto importante, tanto più che proprio, diciamo, agli inizi del Novecento, poi negli anni 20 e 30 del Novecento, che si afferma un exhibit molto importante per i musei di storia naturale, che è il diorama, cioè che ci parla appunto di sorta di quadro, con un ambiente, con un'ecologia, con dei rapporti anche etologici tra le diverse specie, impegnati per esempio nella cura parentale oppure nella caccia, quindi scene di vita. Ecco, anche questo exhibit, che oggi ci pare così scontato nei musei di storia naturale, è il frutto però di un'evoluzione sia delle discipline biologiche, quindi di uno studio, diciamo, con un'eccezione basata sul concetto di ecosistema, di ambiente,
che appunto poi si afferma soprattutto alla fine dell'Ottocento e poi nel Novecento, ma anche appunto l'idea di voler comunicare a un pubblico un'idea di natura, per esempio legata alla conservazione della natura, alla protezione della natura. Quindi nel Novecento si inizia proprio attraverso i diorami a cercare un canale ancora più efficace di comunicazione con il proprio pubblico, un pubblico che c'è già dal Settecento, che nell'Ottocento aumenta molto. Abbiamo delle bellissime illustrazioni, per esempio, ancora di quando la sezione naturalistica, che oggi a Londra è il Natural History Museum di Londra, ma che era parte del British Museum, proprio perché, come accennavo, il fondatore Sloan del British Museum, la sua collezione privata aveva dentro libri, aveva dentro oggetti naturali, ma aveva dentro anche appunto arte, antichità, e quindi all'interno del British Museum, fino a un certo punto, fino insomma alla metà dell'Ottocento, c'è anche la sezione naturalistica e abbiamo delle illustrazioni meravigliose dove vediamo il pubblico che è veramente numeroso nell'Ottocento che visitava quelle sale. Quindi il pubblico è una caratteristica molto importante dei musei in generale, ma di storia naturale in particolare, ma nel Novecento sicuramente questa apertura, questa attenzione a un percorso che viene anche dedicato a non addetti ai lavori è preponderante. Quindi, il Museo di Storia Naturale anche oggi è costantemente, diciamo, deve stare costantemente in equilibrio tra queste tre importanti funzioni, che sono da una parte ovviamente la conservazione, che è fondamentale, conservazione e raccolta con nuove modalità, ovviamente, perché i musei non sono mai chiusi e quindi non dovrebbero perlomeno esserlo, i musei di storia naturale, quindi diciamo arricchimento delle raccolte e conservazione, ricerca, che è una componente fondamentale, ma poi c'è tutta la parte di esposizione, comunicazione, disseminazione al pubblico, che è ovviamente oggi molto importante, molto visibile, ma che diciamo dialoga con le altre in maniera molto importante. Sì, e invece proprio riguardo alla raccolta di nuovi reperti, oggetti, mi porta un po' all'ultimo punto che volevo affrontare con lei. E non si può ignorare che molti dei reperti più antichi, ancora oggi conservati nei musei di storia naturale di tutto il mondo, provengono in alcuni casi da veri e propri saccheggi a danno dell'ambiente oppure delle comunità locali. Oggi ci sono naturalmente linee guida etiche per la raccolta del nuovo materiale da esporre, che una volta ovviamente non c'erano, però qual è il modo giusto per confrontarsi con questo scomodo passato che appunto non possiamo negare? Sì, infatti è molto interessante questa osservazione perché, come ho detto, è proprio dal Settecento che i musei di storia naturale diventano un po' quello che noi riconosciamo oggi e quindi acquisiscono dalla fine del Settecento in poi, ma soprattutto nel corso dell'Ottocento e poi dei primi del Novecento, proprio con campagne legate, diciamo, al colonialismo, anche a fenomeni storici e politici molto importanti, acquisiscono la maggior parte delle loro collezioni, che quindi, diciamo, si trovano principalmente nel mondo occidentale, nei grandi musei, nelle grandi capitali del mondo occidentale, spesso provenienti invece da altre parti, dove spesso poi gli ambienti non esistono magari nemmeno più, sono diciamo molto cambiati. E questo è un dato di fatto, ma quello che sta avvenendo in molte realtà europee, ma anche statunitensi, è proprio quello di avviare dei dialoghi con le comunità d'origine. Dal punto di vista della condivisione delle informazioni è sicuramente molto importante rendere le informazioni accessibili. Questo si può fare sia con importanti campagne di digitalizzazione, che sono ovviamente impegnative anche in termini di costi del personale, ma che consentono una condivisione dei materiali, per esempio anche con le comunità d'origine e in generale, diciamo, mantenendo i dati aperti con tutta la comunità che studia queste cose. Quindi sicuramente i più grandi musei di storia naturale al mondo si stanno orientando su questa strada che consente, diciamo, una condivisione delle informazioni, se non altro in maniera virtuale, anche se non accessibile fisicamente. Questo è comunque già un passo importante. E poi ci sono anche una serie di progetti, appunto,
appunto di decolonizzazione delle collezioni naturalistiche. Qui anche gli antropologi, gli storici della scienza, gli etnografi possono dire tante cose, possono aiutare anche i conservatori, diciamo, specializzati nelle materie botanica, zoologia, paleontologia, geologia e tutte le antropologia, fisica, nel rileggere le collezioni. Quindi a partire dalla collezione, dalla sua storia, dai personaggi, dalle vicende, saperne di più, avere un approccio anche più di contesto, di spessore storico e quindi aiutare anche a introdurre questi elementi nelle nuove esposizioni, per esempio, o nelle mostre temporanee che un museo di storia naturale può organizzare. È molto interessante il caso, per esempio, del Museo di Storia Naturale di Berlino, Naturkundemuseum, che ha al suo interno un dipartimento di scienze umane che aiuta proprio a leggere la storia delle collezioni con uno spessore storico e politico importante, che non va assolutamente negato perché appunto è una componente importante, anzi va approfondito, va inserito, questa è una mia personale opinione, nelle narrazioni dei musei di storia naturale e quindi anche questo è molto importante. Poi c'è il caso invece delle restituzioni vere e proprie. Ogni caso è molto delicato, è molto particolare, quindi abbiamo delle norme etiche che ci dicono, diciamo, cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare proprio come comunità di museologi a livello di ICOM, quindi a livello internazionale, e questo sicuramente. Ogni caso va discusso proprio approfondendo le strade che ci possono essere. A mio modo di vedere, un primo passo proprio fondamentale è quello del dialogo e della cooperazione, perché è quello il primo passo tra le diverse comunità, tra i diversi anche utilizzatori, i diversi scopi di queste collezioni, che diciamo consentono e si deve aprire un canale che può essere che si risolva in un modo o in un altro, ma la cosa importante è iniziare a integrare queste pratiche curatoriali nuove nelle nuove realtà dei musei di storia naturale. In questo modo si può ridiscutere e anche, diciamo, ripensare in maniera, io credo, serena, a una storia che sicuramente è una storia a tratti complessa, che ha portato, diciamo, alla creazione di queste meravigliose collezioni, senza appunto angosciarci, senza voler il peso di una colpa che può anche inibire l'approfondimento o il racconto di determinate stagioni della storia, insomma, delle civiltà. E quindi questa è la mia riflessione, insomma, un po' su questi sviluppi futuri. Sulla parte dell'ambiente e della raccolta, sicuramente appunto non si può più andare in ambiente, in natura, e raccogliere come raccoglievano alla fine dell'Ottocento, anche qui, insomma, ci sono delle norme, ma sicuramente è importante considerare i musei di storia naturale come delle istituzioni aperte, perché altrimenti tra un 300 anni noi non avremo, diciamo, un'idea, un archivio di quello che sta succedendo adesso, che invece è molto importante.